Cambiare! Cambiare! La Commissione ha destinato questo spazio a programmi di informazione politica! Unite le due cose! Ah, finalmente sei tu! Temevo non venissi più. Sono in ritardo? Solo 8 ore e mezzo, ma che importanza, ti amo. Vieni, siediti. Già, ho preso questo appartamento soltanto 2 giorni fa e c'è solo l'essenziale. Ti amo. Beh, ma come fai a dire così? Non sai nulla di me. E poi non sai neanche il mio nome. Che importanza, siamo qui soli, in questo piccolo appartamentino silenzioso e deserto. Senti, da qui si ode il mormore della campagna. Alle 17:30 in piazza Velotta da Forlì, per il Partito Democratico Sociale Italiano, parlerà l'onorevole Battilocchio. Il mormore della campagna elettorale. Sì, il mormore. No, scusa, guarda, io... Io ho un po' paura, sai, perché mio marito è gelosissimo. Sì, e poi cosa penseresti di me se io ti cedo così al nostro primo incontro? Ma liberati di questa convenzione, ti prego. Sì, ma vedi, più che convenzione, questa qui è un po' la giacchetta del mio tailleur. Sì. Ti amo, sai. No, fai piano con la giacca che me l'asciughi tutta. Ti amo, io sento dentro una voce che vorrebbe scoppiare, che vorrebbe gridare. Alle 18:30 in piazza Pitagora parlerà l'onorevole Battilocchio. Fatto parla, questo onorevole Battilocchio. Sì, parla. Ecco, adesso mi ha interrotto, devo ricreare l'atmosfera. Ti amo, tesoro. No, scusa, vorrei dissetarmi dalla fonte delle tue fresche labbra. Sì, ma io ho un po' paura, dovrei forse correre a casa perché impiego un'ora a ritardo. Ancora questa paura, sì. Ma toglitela dalla testa. No, ma questa si sfila dai piedi. Sì, amore, ti prego, girati. Sì, sì, cara. Girati, non mi guardare. Non ti guardo. Promesso? Sì, non mi giuro, guardare. Giuro. Senti, giurami un'altra cosa. Sì, cara. È vero che tu non mi considererai mai un'avventura. Un'avventura? Un capriccio. Un caprizio? Sì. Mai, tesoro, io ti amo. Ti amerò per sempre. Ti amerò fino a... Alle 19:45 in piazza del Popolo parlerà l'onorevole Battilocchio. Porca miseria! No, non ti arrabbiare, ti prego. Io sarò tua. Tesoro, e cos'è questo improvviso cambiamento di idea? Scusa, sai, ma se alle 17:30 deve essere in piazza Melozzo da Forlì, sì. Alle 18:30 in piazza Pitagora, sì. Alle 19:45 in piazza del Popolo, come minimo arriva a casa alle 9, no? Chi? Ma come chi? Mio marito, l'onorevole Battilocchio.